Ma certamente di grande orgoglio, onore, emozione. Certamente queste sono le parole che contraddistinguono il mio stato d'animo in questo momento, soprattutto la parola onore. Anche perché davvero credo che essere il primo cittadino, potersi dedicare alla propria città sia il massimo che chi si occupa di politica possa realmente ambire. Da domani bisognerà iniziare a lavorare e c'è davvero tanto da fare per Vibo Valenzi. Sì, da lunedì mattina ci sarà l'insediamento, e da lunedì cominceremo effettivamente a lavorare, ci sono molte cose da fare. Io intento portare a termine tutti i miei obiettivi programmatici, certamente quelli dei primi 100 giorni, così come ho preannunciato in campagna elettorale, poi anche nel medio e lungo periodo. E bisognerà subito mettere mano alla squadra di governo? Esattamente, stiamo già lavorando insieme ai partiti di riferimento e ai movimenti civici che mi hanno sostenuta per offrire alla città le migliori energie possibili, perché Vibo Valenzi merita di compiere un passo più in alto. Ci saranno dei criteri specifici che verranno seguiti nell'elaborazione della giunta? Ma li stiamo elaborando mano a mano, certamente il criterio è quello che abbiamo sempre detto in campagna elettorale, dovranno essere delle persone autorevoli, competenti, preparate, che siano all'altezza del compito. Sì, certamente, io mi impegnerò perché queste risposte immediate possano essere date, certamente in punto di decoro della città, di bellezza e di restituzione alla città di Vibo Valenzi, alla gloriosa città di Vibo Valenzi, del decoro che merita. Cosa pensa del fatto che il Consiglio non sia ancora definitivo al 100%? Penso che ci sono state delle difficoltà durante le operazioni e quindi stanno facendo opportunamente le dovute verifiche. Se si ritarda è per ragioni di serietà, evidentemente perché si vuole essere sicuri del risultato che poi si consegna alla città. La parola è decoro. E adempimento delle promesse, del resto anche quella dei pesciolini rossi ho adempiuto a una promessa che ho fatta a una bimba agli inizi della campagna elettorale, per cui decoro e adempimento delle promesse fatte, anzi degli impegni assunti in campagna elettorale. Non ho fatto delle promesse, ho assunto degli impegni che intendo onorare. Riguarda anche le frazioni? Assolutamente sì. Decoro, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. Per città di Vibo Valenzia intendiamo città, non solo il centro. Città, ma anche Vibo Marina, anche Levene, Longobardi, Triparni, San Pietro, Piscopio. Assolutamente. Mi auguro che possa condursi un'attività amministrativa all'altezza del ruolo che noi tutti ricopriamo e mi auguro che le opposizioni vogliano sotterrare l'ascia di guerra. Oramai abbiamo concluso le operazioni elettorali, anzi sono certa, posso dire, che ci sarà un approccio positivo, certamente lo immagino senza sconti, certamente lo immagino severo, ma altrettanto immagino e spero, confido, anzi direi sono certa, che possa essere di lealtà. Ma la Presidenza del Consiglio è scaturisce dalle votazioni, quindi vedremo.